Allora, siamo lieti di avere di nuovo qui con noi Marco Veruggio di puntocritico.info, casa editrice e sito. Ricordo che con Marco abbiamo fatto già alcune video interviste molto interessanti che potete ritrovare su questo sito, che è il sito del settimanale comunista La Città Futura, dove peraltro troverete anche, l'abbiamo fatta di recente, una presentazione di uno dei libri appunto, della casa editrice puntocritico.info di Mandel sul significato della Seconda Guerra Mondiale, in cui tratta, diciamo, temi analoghi per certi aspetti a quelli di cui tratteremo oggi. Oggi è il 4 di novembre ed è appunto la ricorrenza della fine della Prima Guerra Mondiale, che poi è diventata in Italia anche il giorno in cui si festeggia l'esercito italiano. Volevamo discutere appunto di questa ricorrenza con Marco, che ha pubblicato recentissimamente su puntocritico.info un articolo molto interessante, di cui oggi appunto discuteremo gli aspetti principali, che si intitola 4 novembre, caduti per la patria Spa, su una commissione parlamentare sulle spese di guerra che fu appunto fatta dopo la fine della prima guerra imperialistica mondiale e di cui però si sa pochissimo e oggi non si parla per niente. E quindi sì, do subito la parola a Marco per spiegarci meglio questi temi. Sì, grazie. Ci è sembrato che pubblicare un articolo su questo argomento potesse essere, al di là delle apparenze, un modo interessante per dire, celebrare una sorta di 4 novembre antimilitarista. Si potrebbe obiettare che andare a prendere un episodio di 100 anni fa è una roba da topi di biblioteca, ma in realtà è, secondo me, un argomento di grande attualità perché la storia oggi viene riscritta sulla base delle esigenze politiche dell'oggi e l'oggi è una fase storica che è caratterizzata dall'esplodere di nuovi conflitti e di fascine che si accumulano e che rischiano alla fine di dare luogo a un nuovo conflitto mondiale. Tant'è che siamo andati a vedere cosa dice il sito dell'esercito italiano sul 4 di novembre e ovviamente non viene presentato come la fine di una carneficina insensata, ma viene presentato come il trattato che ha permesso all'Italia di rientrare in possesso di Trento e Trieste, in questo modo di portare a compimento il processo di unificazione dell'Italia e quindi sostanzialmente il Risorgimento. Quindi una caratterizzazione in cui tutti diciamo, gli aspetti di tragedia inumana con milioni di morti che caratterizzarono questo primo conflitto mondiale vengono di fatto cancellati, così come pochi giorni fa sul profilo X, ex Twitter, del Ministero della Difesa è comparso un post che celebrava l'anniversario della battaglia di El Alamein, celebrando diciamo, il sacrificio dei soldati italiani e omettendo, saltando a piè pari, il fatto che quella battaglia è stata combattuta dai soldati italiani a fianco della Germania nazista. D'altra parte, questo è un processo di riscrittura della storia che a poco a poco si sta facendo strada anche dentro le scuole, perché uno dei fenomeni a cui assistiamo, in particolare negli ultimi anni, è un
sempre più ficcante, diciamo, intrusione delle gerarchie militari nelle nostre scuole, sia attraverso, diciamo, esponenti delle forze armate che entrano nelle scuole e vanno a fare lezioni ai ragazzi, sia grazie a queste forme di stage di alternativa scuola-lavoro che spesso fanno sì che i nostri studenti vengano spediti in strutture militari, addirittura all'interno di caserme NATO. Quindi l'attualità della guerra rende necessario un sempre più massiccio indottrinamento di una popolazione, in particolare di nuove generazioni che oggi non sono più minimamente preparati all'idea di una guerra, come invece in qualche modo quelli della nostra generazione sono stati, perché siamo nati, insomma, nell'epoca della guerra fredda, e soprattutto sono nati ormai, chi oggi frequenta un liceo, una scuola superiore, è nato ormai praticamente dopo che era stata abolita la leva obbligatoria, quindi non sa neanche più che cosa significhi prestare servizio militare per la patria, tra virgolette. E quindi un episodio storico che sicuramente in questi giorni, oggi, viene sottaciuto, nessuno ne parla, perché ci si concentra sugli aspetti ideologici eroici, diciamo, del primo conflitto mondiale, e abbiamo deciso invece di riportarlo alla luce. Ci puoi allora raccontare meglio appunto di questa, che cosa aveva trovato questa commissione parlamentare, perché, diciamo, è importante ancora oggi ricordare questi aspetti che vengono sottaciuti? Beh sì, diciamo che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l'Italia, come gran parte degli altri paesi, noi nell'articolo citiamo anche il caso della Gran Bretagna per dimostrare che l'Italia non è stata l'unico esempio di fenomeni di questo genere, paesi belligeranti si trovano in larga misura impreparati a sostenere lo sforzo bellico, e quindi c'è un investimento massiccio in armamenti, ma anche in tutti gli equipaggiamenti che servono per foraggiare una guerra, compresi anche, diciamo, le derrate alimentari, che porta la spesa militare negli anni dal 15 al 18 a raggiungere una cifra che è di gran lunga superiore a quello che le forze armate italiane avevano speso nei 50 anni precedenti. Si parla, ci sono stime diverse, ma che vanno tra i 130 e i 150 miliardi di lire, diciamo, dell'epoca. E questo è, diciamo, uno dei driver che spinge alla nascita di un grosso sviluppo industriale in Italia e negli altri paesi belligeranti, in particolare per quanto riguarda il settore dell'industria pesante, ma ovviamente, siccome si tratta in gran parte di commesse pubbliche, quindi di ordini di armi, acciaio e altre divise, generi alimentari pagati dallo Stato, quindi quei soldi pubblici, diventa anche una enorme fetta da spartirsi per le imprese italiane, e questo stimola una serie di appetiti che generano anche forti speculazioni, se non addirittura truffe, fino a quando, spinto anche, diciamo, dalla pressione dell'opinione pubblica, che è estremamente scandalizzata, in particolare, diciamo, nei confronti di chi specula sui prezzi dei generi alimentari, dei beni di prima necessità, nel 1920, alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando c'è anche, tra l'altro, in ballo l'affare della smobilitazione, perché poi le guerre, come dire, generano due business: il primo è quello della mobilitazione e poi c'è quello della smobilitazione, quindi anche, come dire,
sbaltire tutte le scorie che le guerre producono. Giolitti è costretto a costituire una commissione di inchiesta parlamentare sulle spese militari, che è formata da 15 senatori e 15 deputati, tra cui, diciamo, su questi 30, 4 sono esponenti del Partito Socialista, che deve indagare su eventuali abusi, ma anche svolgere un'attività di controllo sulle attività ancora in essere, quindi ad esempio sulle attività relative, diciamo, alla smobilitazione. E questa commissione, a cui peraltro Giolitti dà un tempo brevissimo per portare a termine il suo compito, perché questa commissione viene istituita nel luglio del 1920 col mandato di terminare le sue attività entro la fine del 1921, poi questa scadenza viene prorogata alla fine del 1922, ma ovviamente, diciamo, vista l'enorme mole di incartamenti, di documenti che i commissari devono consultare, questo porta, diciamo, allo svolgimento di una parte molto ridotta del lavoro che la commissione avrebbe dovuto svolgere. In ogni caso, la commissione svolge un lavoro prezioso e accerta che su 1048 casi analizzati, 1048 contratti di fornitura sostanzialmente, circa il 15% presentano delle irregolarità, che sono inefficienze, abusi o vere e proprie truffe e speculazioni. Cioè, sostanzialmente, gli industriali utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per truffare lo Stato, per fare la cresta, come si dice volgarmente, o come dicono i commissari, per ottenere dei sovrapprofitti. Anche questo termine è significativo, perché è un termine che è ritornato questi anni, ad esempio a proposito dei sovrapprofitti che le grandi compagnie energetiche hanno accumulato a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, dell'escalation in Ucraina. Se ne è parlato anche di recente rispetto al dibattito politico sulla finanziaria, perché qualcuno ha, diciamo, molto timidamente nel governo ipotizzato di poter tassare una parte di quei sovrapprofitti. Quindi, come dire, in realtà poi, andando a scavare nel passato, riemergono elementi che sono anche elementi del presente. E alla fine questi commissari appurano che le imprese fornitrici dello Stato dovrebbero restituire allo Stato circa 340 milioni di lire, quindi una quota che oscilla tra il 2-2,5% della spesa militare complessiva del primo conflitto mondiale, ma che è quello che i commissari sono riusciti ad accertare in un tempo molto breve. L'aspetto interessante è che, arrivati alla fine del 1922, i commissari presentano il loro lavoro a Mussolini, che nel frattempo è diventato capo del governo, perché c'è stata la marcia su Roma, chiedendo di poter portare a compimento la loro opera, ma Mussolini si fa spedire tutti gli incartamenti, tutto il materiale raccolto dalla commissione parlamentare, lo mette sotto chiave, quindi sostanzialmente impedisce che venga diffuso tra i parlamentari, che sarebbero stati soggetti deputati in tutti i sensi, diciamo, a riceverlo, perché quello era il lavoro di una commissione del Parlamento, e di fatto impone lo scioglimento della commissione. Quindi questo è un elemento interessante, perché rispetto a tutta questa vulgata per cui sembra che il fascismo sia giunto al potere quasi come un colpo di Stato, come una forza eversiva dell'ordine liberale, dimostra che in realtà, diciamo, i mandanti
della marcia su Roma e delle camicie nere sono esattamente quegli industriali, quegli agrari, quei potentati economici capitalistici che per un verso finanziarono e stimolarono la marcia su Roma e che peraltro si videro graziati da Mussolini con la chiusura della commissione, perché di fatto quello fu un colpo di spugna su una serie di scheletri nell'armadio che le classi dominanti, la grande borghesia italiana aveva, come dire, chiuso nei propri armadi appunto nel decennio precedente e che era bene far sparire. Quindi in realtà Mussolini con quell'atto cancella e mette al sicuro tutta una serie di notizie che avrebbero potuto creare grossi grattacapi per chi lo aveva preceduto al governo del paese, cioè i liberali. Certo, e poi bisognerebbe forse anche ricordare che, come avviene generalmente nella storia, fino adesso almeno, il trattato di pace che ha posto fine alla prima guerra mondiale, i trattati di pace, anche perché ne furono fatti più di uno, sono poi alla base della seconda guerra mondiale, cioè gettano tutte le premesse con la pace punitiva imposta per esempio alla Germania di quella che poi sarà la seconda guerra mondiale, tant'è che si parla, alcuni storici parlano di una seconda guerra dei 30 anni, perché sostanzialmente la seconda guerra imperialistica mondiale è il proseguimento della prima, dopo diciamo un periodo limitato di pace. Però forse a questo punto, più che il 4 novembre, se si vuole veramente parlare della fine di questo terribile macello che è stata la prima guerra mondiale, bisognerebbe aspettare e festeggiare il 7 di novembre, perché il 7 di novembre si ricorda la rivoluzione socialista di ottobre, che poi è stato l'evento fondamentale che ha posto fine a questa prima guerra imperialistica mondiale, perché come sappiamo, dopo la rivoluzione socialista, le potenze imperialiste hanno capito che quella guerra non era più vantaggiosa, ma favoriva appunto la diffusione del socialismo, e quindi hanno subito fatto la pace per allearsi e aggredire tutte insieme appunto il paese nato dalla rivoluzione di ottobre. E quindi da questo punto di vista forse sarebbe dal punto di vista storico più importante ricordare appunto questo anniversario, il 7 di novembre, che forse diciamo è il giorno clou della fine della prima guerra mondiale. Poi ti volevo chiedere, visto che giustamente hai colto delle affinità con i nostri giorni, perché pure oggi assistiamo a una crescita esponenziale delle spese militari. Nonostante la crisi, appunto, le spese militari aumentano sempre di più, e ormai si parla apertamente di un'economia di guerra. Anche diciamo il rapporto Draghi commissionato dall'Unione Europea va proprio in questa direzione. E quindi quello che ci si prospetta sembra essere di nuovo diciamo un avvenire fosco di guerra, di una guerra che potrebbe pure diventare una nuova guerra mondiale, sempre che in realtà non ci sia già una guerra mondiale, anche se fatta a pezzi, come ha osservato persino il Papa. Che ne pensi di questa situazione e di possibili analogie? Guarda, io sono stato proprio questa mattina a un convegno molto interessante organizzato qui a Roma dalla Fondazione Di Vittorio. Diciamo l'ospite centrale era Jeffrey Sachs, che è un economista della Columbia University americano, ma soprattutto è noto perché diciamo è stato un personaggio chiave tra gli anni 80 e 90 del diciamo, collasso dei paesi diciamo cosiddetti del socialismo reale. Fu consulente diciamo
prima del governo polacco, subito dopo la caduta del muro, di Gorbaciov, poi di Yeltsin, quindi è un conoscitore della politica internazionale degli Stati Uniti e anche della situazione ucraina, che oggi, pur rimanendo un avversario di classe, perché è stato uno, diciamo, degli artefici delle privatizzazioni, dell'introduzione del mercato capitalistico nei paesi dell'est, con le conseguenze devastanti che questo ha avuto, anche, diciamo, in qualche modo aprendo la strada poi al regime putiniano, e oggi ha parole di verità sulla politica, sulla strategia politica internazionale degli Stati Uniti. Dice chiaramente che l'allargamento ad est della NATO è uno degli elementi, diciamo, che ha scatenato la guerra in Ucraina, e dice però anche che noi ci troviamo in una situazione che è estremamente rischiosa. Sachs, ad esempio, ricordava questa frase pronunciata nel 1962 da Kennedy, che diceva soprattutto la cosa che gli Stati Uniti non devono fare è mettere un avversario dotato di armi nucleari in condizione di scegliere tra una ritirata umiliante e una guerra nucleare. E il rischio è che noi oggi ci troviamo un po' in una situazione analoga, insomma, no? E quando Kennedy pronunciò quelle parole, come sappiamo, diciamo, era in un periodo, nel periodo in cui ci fu la famosa crisi dei missili di Cuba, quindi uno dei periodi, dei momenti della storia in cui il famoso Doomsday Clock, quello che segna l'avvicinarsi della guerra nucleare, segnò il massimo avvicinamento al momento della potenziale catastrofe. Oggi gli esperti dicono che ci troviamo a 90 secondi dalla mezzanotte. Ora io poi non so se questi calcoli siano verosimili o meno, però mi pare chiaro che noi non ci troviamo semplicemente in una fase in cui ci sono delle guerre, e ci sono delle guerre più vicine a noi e che coinvolgono anche paesi europei. Perché questo, anche se qualcuno se l'è dimenticato, diciamo, è successo anche circa 25 anni fa con la guerra in Jugoslavia. Ecco, 2 anni fa qualcuno ha detto che per la prima volta c'era una guerra in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma si erano dimenticati i bombardamenti su Belgrado, Sarajevo, eccetera. Quindi, ma la differenza rispetto ad allora è che mi pare chiaro che noi stiamo entrando in una fase di conflitti che rischiano di degenerare poi in un conflitto generalizzato, e che possono essere visti come conflitti tra nazioni, ma che possono essere visti anche come conflitti tra classi dominanti, che comunque, anche quando si fanno la guerra tra loro, ci guadagnano, e invece classi oppresse, in particolare i lavoratori, che sono utilizzati nelle guerre come carne da cannone. Tra l'altro, rispetto alla questione del riarmo, c'è un episodio che nell'articolo che abbiamo pubblicato oggi non abbiamo ricordato, perché ne avevamo già scritto qualche anno fa, ma che è estremamente interessante. Tra l'altro fu denunciato al Reichstag da Karl Liebknecht, quando era, diciamo, deputato comunista al Parlamento tedesco. E la vicenda è interessante, cioè negli anni, a partire dal 1902, la Krupp concluse un contratto con un'azienda, la seconda per capitalizzazione di borsa nel Regno Unito, Vickers si chiamava, che era un'industria che produceva armamenti, e questo contratto riguardava la produzione su licenza di spolette per proiettili di artiglieria. Le spolette sono il meccanismo che tecnicamente fa esplodere, diciamo, un proiettile o una bomba, e questo contratto prevedeva che
la ditta britannica avrebbe potuto produrre queste spolette ad artiglieria da montare sui proiettili utilizzati dall'artiglieria inglese, pagando delle royalties alla Krupp. Il risultato fu che durante la Prima Guerra Mondiale, per ogni proiettile che gli inglesi sparavano contro i soldati tedeschi, i Krupp incassavano una royalty, o meglio, non la incassavano, perché ovviamente al momento dello scoppio della guerra tutti i contratti con ditte nemiche furono congelati, ma alla fine del conflitto mondiale, dopo il 1918, come strascico di quei trattati di pace che tu citavi, siccome la proprietà privata comunque ha un valore anche al di là dei dissidi e degli scontri internazionali e anche militari, fu firmato un accordo per cui la Vickers, ma soprattutto lo Stato britannico, avrebbero pagato una parte delle royalties ai Krupp, e quei soldi furono poi una parte dei soldi che i Krupp investirono per riarmare la Germania e per armare poi la Germania nazista. Quindi questo dimostra come poi alla fine, dietro gli scontri tra i diversi imperialismi, in realtà poi c'è sempre una guerra di classe che è dominante. Certo, perché è sempre poi la lotta di classe il motore della storia, fino a che la società appunto è ancora divisa in classi sociali, perché le classi sociali sono necessariamente antagoniste, e quindi diciamo c'è un conflitto perpetuo, proprio perché hanno interessi contrapposti. Proprio per questo bisognerebbe appunto rimettere in moto il processo per creare una società come quella comunista, dove non ci saranno più le classi sociali, e da qui ancora l'importanza appunto di ricordare il 7 novembre, che fu un primo passo sostanziale in quella direzione. Sì, e anche di ricordare che, diciamo, i marxisti furono tra le forze che durante la Prima Guerra Mondiale nelle trincee promossero alcune iniziative di solidarizzazione tra i soldati che stavano da una parte e dall'altra del fronte. Ci fu addirittura la famosa tregua di Natale, in cui in alcuni tratti del fronte i soldati uscirono dalle trincee, fraternizzarono, giocarono a pallone, e immediatamente i vertici degli eserciti dei diversi paesi intervennero duramente per impedire che avvenimenti di quel genere si ripetessero, insomma. Ma ad esempio, tu citavi prima il libro di Mandel che abbiamo pubblicato, una delle prime iniziative di Ernest Mandel, militante marxista negli anni dell'occupazione tedesca del Belgio, fu promuovere una rivista in lingua tedesca, Das Freie Wort si chiamava, la parola libera, che veniva stampata clandestinamente in un retrobottega e lasciata nei cortili dei locali, delle birrerie frequentate dai soldati tedeschi, fino a che due soldati tedeschi contattarono questi esponenti della resistenza belga per chiedere di avere, diciamo, delle copie da poter diffondere tra i soldati tedeschi. Contenuti di questo bollettino internazionalista erano appunto quelli di promuovere una fraternizzazione tra soldati che in larga misura erano proletari e contadini da una parte e dall'altra, e che erano chiamati a immolarsi per difendere interessi che non erano loro, insomma. E questa purtroppo è un'esperienza che si ripete e che ha continuato a ripetersi, e che oggi si rinnova sui campi di battaglia sia dell'Ucraina sia dell'Oriente, insomma. Quindi, da questo punto di vista,
la riscrittura della storia che oggi troviamo nelle celebrazioni degli anniversari, ma anche sempre più spesso nelle lezioni che vengono fatte a scuola, nelle università, è dovuto al fatto che bisogna preparare la popolazione ad affrontare un nuovo sacrificio, cioè a rientrare nell'ordine di idee che per la patria, che io nell'articolo, nel titolo dell'articolo ho chiamato Patria S.P.A., diciamo, per evidenziare che cosa significa la parola patria e gli interessi materiali che ci sono dietro, che per la patria si può anche sacrificare la vita, insomma. Non a caso, ad esempio, nel dibattito politico qualche tempo fa si diceva: ma se noi, prima di dare la cittadinanza a un immigrato, dobbiamo chiedergli se lui sarebbe disponibile a sacrificare la propria vita per l'Italia. Questo, diciamo, è emblematico di, come dire, uno spirito dei tempi che in realtà è molto più simile a quello di Cento che a quello di 30 anni fa. Sì, perché tra l'altro oggi l'aspetto SPA sembra prevalere pure sull'aspetto della patria, tant'è che stanno portando avanti quella che è stata definita a ragione la secessione dei ricchi, che va proprio invece a, appunto ricordavi che questa data viene, diciamo, ricordata perché ha portato a compimento l'unità d'Italia, mentre adesso noi vediamo come appunto il prevalere di interessi economici predatori sta portando, diciamo, invece in senso, diciamo, inverso. A separare... Alle piccole parti. Esatto. Sostanzialmente. Come sempre sono gli interessi, diciamo, gli interessi materiali diciamo delle classi dominanti tendono a rivestirsi di... come dire, ideali e di propaganda, insomma. D'altra parte, esattamente come oggi l'idea delle piccole patrie, no, tipo la Padania, l'indipendenza del nord, eccetera, sono chiaramente, come dire, finzioni propagandistiche. In realtà anche il concetto di nazione, che a noi sembra qualcosa di così scontato, è stato un costrutto sociale che le borghesie risorgimentali, a partire, diciamo, dalla prima metà dell'Ottocento, hanno in qualche modo costruito. Ecco. Sono cose che, ad esempio, noi... impariamo a scuola, ma su cui nessuno mai ci porta a riflettere. Ad esempio, tutto a scuola in letteratura italiana si studia sempre il dibattito, no? Manzoni, la lingua, una d'arme di lingua ed altar. Ma perché? Perché all'epoca ci fu un dibattito per definire che cos'era la nazione italiana, per cui i patrioti italiani dell'epoca combattevano, e quindi Manzoni diede la sua definizione, una d'arme di lingua ed altar, che non era una cosa scontata, perché all'epoca chi parlava italiano era una piccola minoranza. E d'altra parte si cita anche spesso la frase di Massimo D'Azeglio, no? Dopo l'unità d'Italia abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. Quindi questo che cosa significa? Significa che ci sono interessi materiali, che sono interessi di piccole minoranze portati avanti sulle spalle di grandi maggioranze, che devono trovare una propria legittimità rivestendosi appunto di un abito di sgargianti ideali di libertà e democrazia. E questa cosa sta ritornando prepotentemente anche oggi, insomma, ed è un fenomeno su cui ci dovremmo interrogare, forse con maggiore attenzione di quella che spesso la politica e i media dedicano ad aspetti folcloristici del dibattito politico, fino a veri e propri casi di gossip.
Certo, anche perché diciamo allora comunque l'idea di nazione che poi era legata all'affermazione del modo di produzione capitalistico aveva ancora una funzione storicamente progressiva perché in Italia non c'era, ancora non eravamo arrivati a quello stadio di sviluppo, mentre oggi diciamo la tendenza sembra essere quella transnazionale dell'imperialismo, per cui lo stesso Stato-nazione diventa un ostacolo a questa tendenza, che però appunto ha perso quegli aspetti progressivi che poteva avere appunto ai tempi del Risorgimento, e sembra invece accentuare gli aspetti distruttivi, perché poi l'imperialismo significa sempre di più guerra, e guerra tendenzialmente mondiale. Sì, diciamo che così come nell'Ottocento, ad esempio, la struttura di paesi come l'Italia o la Germania, che erano frammentati in una marea di staterelli, non corrispondeva più allo sviluppo delle forze produttive, per cui, come dire, un'Italia, una Germania unitarie e indipendenti erano anche, come dire, il volano per la creazione di mercati capitalistici nazionali. Oggi, diciamo, in un'economia fortemente globalizzata, sono le nazioni, è la struttura nazionale che è diventata una gabbia, nel senso che non corrisponde più allo sviluppo delle forze economiche e anche sociali. E questo è un problema, diciamo, sul versante padronale, ma è un problema anche dal punto di vista dei lavoratori. Ad esempio, uno degli elementi di debolezza strutturale dei lavoratori, penso ad esempio in Europa, è il fatto che non esiste un sindacato europeo degno di questo nome, cioè noi non assistiamo mai a mobilitazioni europee su singoli temi. Penso, non so, ad esempio alla questione del salario, che è un'emergenza in tutta Europa. E però, come dire, c'è una mancanza di coordinamento che è, diciamo, visibile, insomma, in modo molto, molto palese. Sì, infatti, cioè questo credo che sia uno dei problemi fondamentali, perché mentre il capitale tende sempre più, anche se in maniera conflittuale, a coordinarsi a livello transnazionale, non a caso oggi pure il discorso del capo dello Stato era tutto incentrato sulla NATO, che è una di queste forme di coordinamento, invece il proletariato stenta sempre di più a ragionare nel senso dell'internazionale. Questa forse è una differenza importante rispetto pure alla prima guerra mondiale, dove con tutti i limiti comunque c'era ancora un'internazionale dei lavoratori. Invece oggi, diciamo, la situazione da questo punto di vista è molto più difficile, però in questo modo naturalmente se chi ha il potere è unito, chi non ha le classi subalterne sono divise. E poi con tutto questo razzismo che viene diffuso ad arte dai mezzi di comunicazione di massa, che serve, diciamo, a dividere ancora di più i ceti sociali subalterni, poi, diciamo, la possibilità di contrastare l'imperialismo diventa sempre più complicata. Beh, sì, questo è un elemento chiaro e di cui, ad esempio, in qualche modo anche nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, di cui parliamo nell'articolo, si vede in modo molto visibile. Di recente è uscito questo film molto bello che si intitola Campo di Battaglia, che, diciamo, è stato visto. Ha avuto un grande successo commerciale, forse anche un po' perché si è preferito, diciamo, non parlarne. È ambientato in un ospedale militare in cui ci sono due medici, uno, diciamo così, spinto da sentimenti patriottici che tende a denunciare gli autolesionisti e a rimandare i soldati feriti immediatamente in trincea a farsi massacrare, e uno che invece li aiuta anche a simulare malattie e lesioni pur di tornarsene a casa. E questi soldati vengono ritratti come
soldati che vengono, a cui si chiede di essere massacrati, di farsi uccidere in nome dell'Italia, ma che in realtà sono soldati che parlano una miriade di dialetti diversissimi tra loro e che quasi hanno difficoltà a farsi capire. Insomma, c'è anche un bellissimo racconto di Federico De Roberto, che è ambientato in una trincea, che racconta la stessa esperienza. Quindi nelle trincee della Prima Guerra Mondiale c'è un'immagine paradigmatica di come la patria sia un concetto che per i soldati a cui viene chiesto di immolarsi in suo nome di fatto non ha nessun significato, mentre ciò che unisce queste persone, questi uomini che arrivano da situazioni diversissime, come poteva essere all'epoca, non so, la Lombardia, che era già una regione comunque sviluppata, industrializzata, da un, non so, un contadino della Sicilia, quindi persone con un retroterra, una provenienza molto diversa, ma che in realtà sono affratellati dal fatto di trovarsi nella stessa condizione, cioè esposti a rischiare la vita per ragioni che, diciamo, non sono certamente le loro ragioni, e mentre qualcuno poi appunto lucra pure sulla loro spalla. Ecco, un altro aspetto, una delle truffe, diciamo, dei sovrapprofitti di cui parliamo nell'articolo è quella che riguarda ad esempio la fornitura dei panni per le divise dei militari che vengono mandati in trincea, con commesse per circa 3 miliardi di lire, se non ricordo male, da parte dello Stato, divise da un'ottantina di imprese tessili, soprattutto del Biellese, ma anche di altre regioni del nord Italia, anche del distretto di Prato, che era già un distretto tessile, dove a un certo punto gli industriali cominciano a risparmiare sulla qualità di quei tessuti, per cui alla fine questi soldati, a cui viene chiesto di morire per la patria, dalla patria si vedono recapitare delle divise che si impregnano d'acqua e di notte col freddo si ghiacciano, per cui scrivono i commissari nei documenti della commissione d'inchiesta, diventano delle vere e proprie corazze di ghiaccio. Quindi questo dimostra come in realtà siamo tutti della stessa nazione, ma poi c'è chi se ne sta, diciamo, sul suo divano col vestito di flanelle, che invece viene mandato in una trincea ad assiderarsi e a, come dire, affrontare le raffiche di artiglieria nemica. Sì, un po' come pure adesso nella guerra in Ucraina, dove praticamente tutti i reclutatori dell'esercito ucraino sono stati tutti licenziati perché appunto vendevano la possibilità di non combattere a chi era in grado di pagare una certa cifra. Diciamo che questa purtroppo è un'altra costante, quindi proprio quelli che dovevano reclutare in nome della patria. Azzurra, a Monte Carlo, diciamo, è noto che c'è una colonia di oligarchi e miliardari ucraini che il 25 di febbraio del 2022 hanno pensato, finché erano in tempo e prima che venisse legiferato, diciamo, no, la leva obbligatoria, hanno pensato bene di mettersi in salvo con i loro familiari e soprattutto i loro capitali in una situazione di agio. Mentre negli Emirati Arabi Uniti ci sono appunto club molto vicini tra di loro e spesso rischiano di fare bisboccia insieme, di miliardari sia russi che ucraini, che appunto pure in età di leva se ne sono andati tranquillamente e quindi sono i pescecani di guerra quelli che appunto speculano sul fatto che i lavoratori invece ucraini e russi vanno a morire ancora oggi nelle trincee, e loro tranquillamente possono fare festa anche insieme, perché tanto gli interessi poi alla fine sono gli stessi, sono sempre interessi predatori, insomma.
Senza contare poi, a proposito del discorso che facevi prima, un altro aspetto che si ricorda poco, che in particolare in Italia, ma non solo in Italia, durante la Prima Guerra Mondiale i morti per fuoco amico, cioè quelli che furono fucilati dai carabinieri, che appunto uccidevano tutti quelli che erano considerati poco coraggiosi o che cercavano di disertare o di fraternizzare con il nemico, alla fine furono quasi quanto quelli uccisi in guerra dai nemici. Cioè, basta vedere le cifre, sono cifre spaventose. Sì, e tutto questo, diciamo, è un patrimonio di nozioni storiche che in qualche modo è stato e viene progressivamente occultato, in particolare alle giovani generazioni, e credo per questo che, diciamo, giornate come questa, come il 4 novembre, possano essere l'occasione invece per cercare di rivolgersi in particolare a queste giovani generazioni, ma anche ad esempio agli insegnanti, che oggi si trovano particolarmente sotto pressione, perché chiaramente vengono spinti ad assecondare questa opera di indottrinamento militarista. Quindi cercare di proporre loro anche alcune pagine della storia che diciamo, le autorità ufficiali tendono a cancellare, perché questo può essere un elemento di riflessione che riguarda poi il loro futuro, perché oggi obiettivamente i ragazzi che frequentano le scuole superiori o i primi anni di università rischiano per la prima volta dopo decenni di avere un futuro in cui tra qualche anno potrebbero essere sbattuti in una trincea a morire, esattamente come durante la Prima Guerra Mondiale. La guerra in Ucraina ci insegna che la guerra tecnologica fatta con i camici bianchi non è soltanto un mito, si è ritornati alla guerra convenzionale, che è una guerra di trincea molto simile a quella della Prima Guerra Mondiale, ma con armamenti ancora più letali. Ed è chiaro che si tratta di generazioni che sono totalmente impreparate, così come penso che un ragazzo di 20 anni di Kiev fino a 3-4 anni fa mai si sarebbe immaginato di poter essere sbattuto in una trincea a scannarsi con i suoi coetanei russi. Per cui credo che questo sia un aspetto centrale su cui in particolare la sinistra rivoluzionaria dovrebbero concentrarsi, anche perché c'è un terreno fertile. A me capita ad esempio di parlare con alcuni insegnanti, e quando ad esempio io racconto che in Germania i militari intervengono sui programmi scolastici e che alcuni intervengono anche sulla formazione dei docenti, e che ci sono i cosiddetti Jugendoffiziere, cioè gli ufficiali che si occupano di fare lezione ai giovani, di fare propaganda per l'arruolamento nell'esercito. Dall'anno prossimo il governo del socialdemocratico Scholz ha deciso che gli studenti tedeschi, anzi giovani tedeschi a 18 anni, dovranno firmare una dichiarazione in cui dicono se sono disponibili ad arruolarsi nelle forze armate tedesche. Quindi non c'è, diciamo, una reintroduzione della leva obbligatoria, però c'è una richiesta di disponibilità. Ebbene, quando parlo a questi insegnanti, racconto loro queste cose, o che addirittura la Bundeswehr ha mandato un carro allegorico al Pride di Colonia per fare pubblicità e arruolare giovani, vedo che l'impatto su questi insegnanti è abbastanza significativo, così come penso che anche sulle famiglie, chiunque abbia un figlio o un nipote oggi inorridisce all'idea che possa essere mandato in guerra.
Mi pare però che non ci sia la consapevolezza che questo è un rischio reale, cioè che non ci troviamo soltanto di fronte a un videogioco. E d'altra parte mi sembra anche che ci sia una inadeguatezza da un punto di vista politico, cioè che scarseggino punti di riferimento che possano essere in qualche modo appunto, rappresentanti politici di un no alla guerra che in molti italiani c'è e in molti potrebbe crescere, in particolare nelle scuole e nelle nuove generazioni. Quindi questo è un po' il senso della piccola iniziativa che abbiamo deciso come punto critico di mettere in campo questo 4 novembre pubblicando questo articolo. E il fatto, tra l'altro, che l'accoglienza sia stata decisamente superiore alle nostre aspettative, nel senso che oltre a questa intervista che qui ci state facendo, insomma, abbiamo ricevuto molti messaggi da altri gruppi, testate, che ci chiedevano se potevano rilanciare l'articolo sui loro siti, è dimostrazione del fatto che c'è un vuoto politico e che andrebbe riempito. Insomma, il fatto che ci abbiamo pensato noi, che siamo, diciamo, un piccolo gruppo di compagni, e non ci abbiano pensato organizzazioni che hanno decisamente risorse superiori a loro disposizione, è estremamente significativo. Sì, come è significativo pure che si ritorna a parlare, appunto, a proposito di esercito di leva, di rintrodurlo, proprio perché purtroppo i principali dirigenti, anche a livello di Unione Europea, danno ormai per scontato che ci sarà una guerra contro la Russia, che ricordo che è una potenza nucleare, e quindi una guerra contro la Russia potrebbe facilmente portare, diciamo, anche a una guerra di tipo nucleare. E qui appunto si rimposta tutta l'economia, appunto, perciò si parla apertamente di economia di guerra, proprio perché si dà per scontato che si arriverà a questo scontro, come gli Stati Uniti, che si dà per scontato che ci sarà uno scontro con la Cina, che è un'altra potenza nucleare, e quindi diciamo che il futuro, perciò diciamo gli scienziati, lo richiamavi prima, che studiano quanto tempo manca al rischio di una guerra nucleare, ormai hanno rimesso gli orologi più o meno come erano ai tempi della guerra fredda, perché purtroppo stiamo vivendo, per così dire, una seconda guerra fredda. E tornando, diciamo, alle analogie con la prima guerra mondiale, da cui appunto è partita questa riflessione, questa discussione, bisogna sempre ricordare quello che ricorda giustamente anche Barbero, cioè che tutti quelli che poi hanno portato alla prima guerra mondiale non erano consapevoli che quello che facevano avrebbe portato a quella guerra. Che ne so, l'impero asburgico, che sfrutta l'attentato terroristico per lanciare un ultimatum inaccettabile alla Serbia, che poi sarà, diciamo, la causa immediata della prima guerra mondiale, non aveva assolutamente idea e intenzione che quello avrebbe scatenato la prima guerra mondiale. Come il fatto che poi la Russia mobilitò i soldati al confine con la Germania, e questo poi portò la Germania a lanciare un altro ultimatum. Cioè ci fu tutta una catena di eventi, nessuno che mirava e che aveva bene in testa quello che sarebbe successo, e che poi hanno portato, diciamo, a quello che è successo. E oggi purtroppo rischiamo sempre di più che un qualche incidente provochi di nuovo un effetto a catena, anche perché questo riarmo che ormai va avanti da anni, le armi poi vanno, cioè come tutte le merci, vanno consumate, e quindi diciamo il rischio è un rischio sempre più impellente, anche perché gli ucraini che stiamo facendo combattere per noi non è che potranno combattere all'infinito, insomma. Sì, 3-4 giorni fa è uscito un articolo interessante sul New York Times a proposito delle imminenti elezioni presidenziali, e diceva la vittoria di Trump oppure della Harris
potrebbe avere effetti significativi sulla guerra in Ucraina, sembrerebbe forse più nella forma che nella sostanza poterne avere sul conflitto in Medio Oriente, ma per quanto riguarda la Cina, diceva che vinca Trump o che vinca Kamala Harris, gli Stati Uniti continueranno a prepararsi a una guerra contro la Cina, e che mi sembra, diciamo, l'obiettivo centrale dell'imperialismo americano in questo momento. Quindi è evidente che è una situazione che va disinnescata e che c'è anche una sorta di criminale responsabilità da parte dei governi, degli imperialismi, nel giocare col fuoco, perché poi, insomma, a volte c'è un po' l'illusione del joystick, cioè di poter tenere sempre tutto sotto controllo, ma proprio appunto le vicende successive all'attentato di Sarajevo nel 1914 dimostrano che poi ci sono dei processi storici che sfuggono di mano. Insomma, c'è un bellissimo libro che è un classico, si intitola I sonnambuli, di uno storico anglosassone, che racconta, come dire, il contesto e il retroscena dello scoppio della prima guerra mondiale, e mostra come poi, al di là delle volontà dei singoli leader, dei singoli personaggi storici, c'è una pressione oggettiva che già, diciamo, spinge verso un conflitto. E se poi, come dire, i singoli rappresentanti politici pensano di poter governare, diciamo, il magma che ribolle nelle viscere della terra, è chiaro che la situazione diventa veramente pericolosa. Insomma, quindi credo che in una giornata come oggi, in cui appunto c'è stata la parata al Circo Massimo, il villaggio della difesa qui a Roma, dove sono state invitate le scolaresche per visitare, no, le meraviglie, vedere le meraviglie che fanno le nostre forze armate in giro nel mondo, che naturalmente vanno soltanto per soccorrere i deboli e dare da mangiare agli affamati, ci aspettano ancora i telegiornali della sera in cui ci verrà spiegato appunto il significato nobile di questa giornata, e credo che invece far vedere l'altro versante e anche, come dire, ribadire una realtà che, per chi viene da una formazione marxista, è centrale, cioè che il nemico sta in casa nostra, non sta nelle cancellerie dei paesi, no? Al di là di qualche vecchia o nuova cortina di ferro, sia fondamentale, perché alla fin fine, insomma, l'unico modo che possiamo fare, che possiamo avere a portata di mano per fermare una guerra e per tenere l'Italia fuori da una guerra, è seguire appunto l'esempio che tu dicevi del 7 novembre, perché alla fine, diciamo, la classe operaia e i contadini russi, con la rivoluzione del ottobre, riuscirono quantomeno a portare il proprio paese fuori dal conflitto. E però, come dicevi tu, in qualche modo anche a creare le condizioni di un ripensamento da parte delle altre potenze belligeranti, perché è chiaro che quell'evento in qualche modo cambiava anche i geopolitici internazionali. Sì, anche perché, proprio per concludere, dobbiamo sempre ricordare poi quali sono le ragioni strutturali di queste guerre. Le ragioni strutturali sono il capitalismo, con la sua crisi di sovrapproduzione, che porta, diciamo, per aggirare la crisi, a sviluppare le politiche imperialiste, e le politiche imperialiste portano necessariamente a guerre imperialiste sempre più su scala internazionale, e visto che il modo di produzione capitalistico domina, la crisi di sovrapproduzione pure, purtroppo lo scenario non è molto diverso, anzi forse ancora più accentuato
questi aspetti oggi sono ancora più accentuati di quelli che hanno portato alla prima, alla seconda guerra, e poi alla terza. Certo. Mandela, a proposito della seconda guerra mondiale, dava un quadro molto chiaro, cioè diceva la Germania nazista aveva raggiunto tassi di sfruttamento dei propri lavoratori che non potevano essere ulteriormente inaspriti, pena, diciamo, la morte dei lavoratori tedeschi. Aveva una quantità enorme di beni da esportare, aveva bisogno di materie prime, per cui, diciamo, in quel quadro, nel quadro di un'economia capitalistica, l'unica soluzione possibile era la guerra. D'altra parte, se noi pensiamo che la soluzione delle classi dominanti a livello internazionale al problema delle guerre alla fine dell'ultima guerra mondiale fu la creazione delle Nazioni Unite, e vediamo oggi, diciamo, a che cosa si sono ridotte le Nazioni Unite, capiamo che quel tipo di soluzione che passa attraverso, diciamo, no, la cooperazione dei governi è una soluzione che non ha alcuna prospettiva. Insomma, credo che se c'è almeno un aspetto positivo su quello che sta succedendo in queste ultime settimane, sia una demistificazione rispetto al ruolo dell'ONU, che è totalmente incapace di gestire la politica internazionale, che di fatto dimostra la propria. Dai, ecco, quindi questo, se ci ricordiamo, no, decenni di retorica sul fatto che la soluzione alle guerre era mettere i caschi blu tra i paesi belligeranti, l'intervento dell'ONU, la diplomazia internazionale, la legalità internazionale, le corti penali internazionali, ecco, almeno se gli eventi delle ultime settimane ci hanno fatto un piacere, è stato quello di come dire, spazzare via tutto questo ciarpame retorico e metterci di fronte alla realtà dei fatti, cioè che il problema si affronta in un altro modo, e o lo affronti col protagonismo di quelli che sono, diciamo, le vittime sacrificali della guerra, o se no, se pensi che siano quelli che ci guadagnano a risolverlo, è chiaro che difficilmente riesci ad arrivare a una soluzione. Sì, anche perché, con questo veramente concludiamo, perché più di un'ora ormai, che anche la società delle nazioni, da cui nasceranno le Nazioni Unite, nasce semplicemente come tentativo di impedire l'affermazione dell'internazionale, perché è una risposta, diciamo, alla rinascita dell'internazionale, quindi per paura e per cercare, diciamo, di bloccare la diffusione di questa concezione, appunto, crearono la Società delle Nazioni, che poi, insomma, è, diciamo, la madre delle attuali Nazioni Unite. Va bene, ringraziamo moltissimo Marco. Grazie a voi. E alla prossima.